Una palestra di pugilato e judo per i ragazzi del Rione Sanità. Con un protocollo d'intesa firmato questa mattina a Palazzo San Giacomo, il Comune di Napoli e la terza municipalità concedono alle Fiamme Oro il primo piano dell'ospizio di Via dei Cristallini per ospitare gratuitamente una palestra dedicata ai giovani del quartiere. Le Fiamme Oro hanno proprio come fine statutario, previsto dal 2017, quello di perseguire la legalità attraverso lo sport. Quindi non solo l'alto livello, non solo i grandi campioni come Vincenzo che vincono medaglie alle Olimpiadi, ma anche strutture sportive dedicate all'attività giovanile, strutture sportive che tendono ad attrarre giovani, a toglierli dalla strada, a praticare sport che sono particolarmente attrattivi per i giovani, quali ad esempio il pugilato, il judo, anche gli altri sport di combattimento, dove i ragazzi vengono praticando le nostre strutture anche a ottenere una palestra di vita oltre che una palestra sportiva. Una bella sinergia e dare un obiettivo a questi ragazzi che conoscono purtroppo solo cattive abitudini. Grazie a noi e al nostro lavoro che abbiamo fatto e l'impegno dei ragazzi siamo contenti di poter avere una struttura a disposizione. 86 ragazzi. Già nel 2018 un primo gruppo di giovani aveva cominciato ad allenarsi nella Basilica di Santa Maria della Sanità in collaborazione con la Polizia di Stato. Il sostegno alle attività sportive rientra fra le iniziative per favorire l'inclusione sociale e la diffusione della cultura della legalità. La polizia fa questo qui a Napoli da anni in realtà, soprattutto attraverso le Fiamme Oro, con il coinvolgimento di giovani di tanti quartieri di questa città e della provincia in tante discipline sportive e anche andando nelle scuole, incontrando i ragazzi, incontrando le persone per la strada. Questo perché noi riteniamo che la prevenzione si svolga sì con le nostre volanti, ma anche stando vicino alla gente, soprattutto stando vicino ai giovani. Un bel progetto innanzitutto di comunità che mette insieme la Polizia di Stato, le Fiamme Oro, c'era oggi il Presidente che è venuto da Roma, la terza municipalità, il Comune di Napoli, l'assessorato competente, il sindaco, il territorio, c'era padre Loffredo, insomma, è un ulteriore segnale di luoghi di aggregamento in cui si fa sport, legalità, vita e socialità. Insieme, con quello spirito di squadra che ci fa dire oggi più che mai, mai mollare.